Ben ritrovati la vivacità, l'accoglienza, tutto l'ambiente con questi fiori che anche per questo sesto appuntamento ci accolgono e ci aiutano a parlare di natura, ci aiutano a parlare di fantasia, di arte, ci aiutano a raccontarvi, insomma, a tenervi compagnia per questi circa 50-55 minuti. In nostra compagnia naturalmente c'è sempre il nostro artista Alfredo Rossi. Buonasera Alfredo. Ciao Renzo. Dietro alla telecamera c'è la Amy Moretti che ringraziamo, dietro ancora c'è la Giulia che lei fa finta di niente ma ci dà delle indicazioni che sono preziosissime, anche solo con gli occhi. Sì, ci dà là lei a tutte le Ci dà cose il là. e i puntini sulle i. È stata così per tutta la vita più o meno, dai. Sì, e adesso che è maturata, È molto vorrei più dire, riflessiva. no, volevo dire, peggio invece no, bisogna correggere, è meglio. Ah, è meglio, È meglio, meglio, va nel senso. bene, va bene. Bene, benissimo, gli abbiamo dato il giusto, la giusta paga anche alla nostra Giulia che se la sta sghignazzando dietro la telecamera. Allora, sesto appuntamento, chi ci ha seguito settimana scorsa si ricorderà, abbiamo parlato del Brunone nella prima parte, abbiamo parlato nella seconda parte del Capanna 2000 e dell'Arera in particolare, abbiamo visto un bellissimo quadro, un dipinto del nostro Alfredo Rossi, un paesaggio della Bergamasca e adesso invece andiamo a vedere quella che è, lo vedete già subito in queste immagini e partiamo proprio da qui, quello che è il tuo secondo amore, paesaggisticamente parlando Sì, dopo la Bergamasca, giusto? le Dolomiti. Sì, dopo Bergamo, la zona delle Dolomiti che interessa Dobbiaco, Cortina d'Ampezzo, Corvara, tutti quei posti lì che li conosciamo, li abbiamo passati, camminati, li conosciamo molto ma molto bene io e la Giulia. Certo, lui ne approfittava per andare ai rifugi di quelle zone, visto che la sua grande passione era anche questa, però ogni tanto, siccome queste sono anche zone, come del resto anche le nostre, qualche tempo fa, zone buone per funghi, so che eri soprannominato un po' il mago dei funghi per quelle zone lì. So che c'era il detto attenti ai bergamaschi, si riferivano a me e alla Giulia, perché uno era meglio dell'altro come raccoglitore di funghi. Avendo trascorsi così tanti anni lassù, avevamo passione già prima di andare alle Dolomiti, andavamo qui, Gandellino, Le Selva nostre d'Agnone, le zone, sì. nostre zone le conoscevamo bene. Poi, essendoci trasferiti lì la maggior parte del tempo, frequentavamo quei luoghi lì e lì siamo diventati famosi, sottolineato famosi, proprio arrivano i bergamaschi, cioè non c'era più per nessuno quando arrivavamo noi. Certo, anche perché quando saliva a Dobbiaco in campeggio, giusto? Sì, Allora ci stavi anche 3 mesi e allora nel periodo estivo. avevi, diciamo, non soltanto una settimana di tempo perché i funghi uscissero, eccetera, ma avevi davvero un tempo Hai piuttosto fatto largo. bene a sottolineare questo fatto perché se sei un avventore che arrivi nel posto, metti le Dolomiti, perché stiamo parlando di quelle, e sai che ci sono i vari posti di funghi senza nominarli, e se no vengono a conoscenza anche altri, però non è detto che sei fortunato e ci vai e trovi funghi, non è vero? Può capitare che non trovi niente, è capitato anche a noi altri. Certo, è vero. Che qualche volta sei venuto a trovarci e portaci nei tuoi posti, però non è il momento, dicevamo io e la Giulia, ma andiamo a fare due passi, qualche funghetto, e non abbiamo trovato neanche È uno. vero, è È vero o vero. no? Allora, invece noi, con la scusa che eravamo su per un periodo piuttosto lungo, le lune dei funghi ci capitavano dentro, Certo, tutte. pertanto se non era prima era dopo, insomma qualcosa, Sì, anzi sì. tanto hai sempre portato a È casa. il nostro uso familiare anche per fare qualche regalino ai familiari, la gente che conoscevi, è Certo. sempre fatto, sì. Pertanto, insomma, anche questo, chiamiamolo nomignolo, era giusto. Ritorniamo a noi, ritorniamo a questo quadro, lì ti sei rappresentato tu di spalle assieme alla Giulia a guardare quello che è uno dei tanti panorami che le Dolomiti offrono. Il panorama che vediamo è tipico delle Dolomiti, cioè ce ne sono tanti che si assomigliano. Adesso questo qui non mi ricordo più bene la località, comunque era nella zona di Corvara, questo qua. E noi eravamo già un po' stanchi della passeggiata, ci siamo seduti lì su un cline, no? Che guardava verso questa conca, come vedi, fra due crinali c'è la conca tipica con la pozza
di umidità, di acqua, eccetera, eccetera, dove qui vengono anche le mandrie di mucche. Cioè, Bestie, sì. io non le ho rappresentate le mucche in questo caso. E noi stavamo lì a goderci il panorama, perché guardando sul fondo, dove dopo scollina, dà senso di volare. È vero o no? Dà mica un senso di essere leggeri, volare Certo. lontano da tutti, seduti con i nostri affetti, È vero, è vero, è magari vero. un po' stanchi, perché magari era qualche ora che camminavamo, una piccola sosta avevamo fatto. Insomma, dobbiamo dire che questo è un paesaggio che ti ha sempre, diciamo così, Attratto. attratto, ma soprattutto anche stimolato quasi, proprio anche nella creatività di quelli che Sì, erano i tuoi quadri, giusto? ho fatto diverse località delle Dolomiti, oltre all'altra che abbiamo visto, quello della zona dell'Alpe di Susi con l'Atemar, gruppo l'Atemar, Tre Cimeli di Lavaredo, e altri luoghi ancora tipo questo qua, ma altri anche non così noti, ma belli come angolini di natura. In questo momento qua ho iniziato da pochi giorni, nella Val di Dentro, che è una valle vicino a Sesto Pusteria, che siamo stati quest'estate io e la Giulia, ancora dopo tanti anni che non ci andavamo più, abbiamo visto il rifugio di Fondovalle, che si trova nella Val Fiscalina, il rifugio invece dei Tre Scarpieri, che prende il nome dalle omonime cime che c'erano, e io sto rappresentando il gruppo con la vallata, Ah, perfetto. sono circa metà lavoro circa. Bene, bene, anche questa è una novità, non lo sapevamo, ce lo sta confidando adesso, anche perché forse voleva farci una sorpresa, magari riuscire a presentarcelo prima della fine delle nostre trasmissioni. Ne parliamo ancora fra poco per quanto riguarda appunto il tuo quadro, questa opera è questa che hai appena citato. E adesso invece parliamo di dove ancora dedicato alle montagne, del resto con questa arte e fantasia, come dicevamo, non possiamo esimerci dal parlare anche ancora dei nostri rifugi, delle nostre zone rappresentate dal nostro Rudy. Praticamente la prima parte è dedicata ai Laghi Gemelli. Questo è un rifugio bellissimo, anche questo famosissimo, che ha preso il nome dai due laghi che li hanno chiamati gemelli, anche se non è che si somigliano tanto. Sì, beh, è vero. Uno è il Lago dei Gemelli, che è uno solo. Poi mi sembra, se non vado errato, di ricordare che c'è il Lago Colombo, che è quello un po' che li assomiglia, ma che non è attaccato, è un po' appena appena. Dopo, nella zona ci sono altri 8 laghi, totale 10. Sì, è tutto pieno. È un po' per quello che è così nominato, Laghi Gemelli, ma ce sono più di due. Si può raggiungere dalla Val Seriana, dalla Val Brembana, è meta, lo dobbiamo dire, anche perché appena oltre i 2000 metri, è meta di un grande afflusso. Sì, dalla Val Seriana si sale dall'Alpe Corte, Rifugio Alpe Corte, Val di Scalve. No, Che mi dica Alpecorte, Val di Scalve? Dico Val Canale. Val Canale, ho sbagliato, io Val Canale. Mi ricordo che si lasciava la macchina e poi si saliva al Rifugio Alpe Corte, che è subito lì, Sì. 1300 e rotti metri. E poi un'escursione un po' ripida, si arriva ai Laghi Gemelli, oppure da Carona, che hai detto te, della Val Brembana, oppure da Caronno, in Valtellina, che è nella zona di Sondrio, così si sale anche da Si lì. sale anche da Io non quello. sono mai salito, però quando che si era su al rifugio lì, Laghi Gemelli, che è sempre stato frequentato, sono venuto su di qua, sono venuto su, cioè ognuno utilizzava la via Che che era più preferiva, che era comoda, che più comoda. preferiva, così, ma sono tutte, fatto salvo quella, mi sembra, della Valtellina, che sembra la più ripida. Certo, anche un po' più È lunga. un po' più lunga, un po' più ripida. Tutte le altre due sono abbastanza facili, cioè la Indubbiamente. portata di molte persone. Certo, a proposito di questo, voglio salutare i gestori da tantissimi anni. Sono i gestori, sono due amici che gestiscono il rifugio Laghi Gemelli. Angelo, mi pare che si chiami, uno non mi ricordo, perdonatemi, ma la mia memoria è molto labile in questo senso. E devo dire assolutamente una cosa: sono davvero bravi e sono davvero bravi anche in cucina. Perché quelle 3 volte mi pare che sono andato ai Laghi Gemelli e abbiamo sempre fatto una bella scorpacciata. E allora, visto che in questo filmato ci sarà magari anche una parte dedicata alla cucina, facciamo una bella cosa. Andiamo a vedere subito assieme queste immagini, va bene? Volentieri, se c'è la cucina ci sono.
soddisfazioni. Eccoci qua di nuovo con voi dopo aver visto queste immagini bellissime dei Laghi Gemelli. Non possiamo che davvero complimentarci ancora una volta per la bontà di queste immagini, per la bontà di queste zone, con questi laghetti e soprattutto ancora con la pazienza del nostro Rudy, capace di andare a cogliere nel suo insieme ogni particolare, soprattutto quella che è la natura che ci circonda. Racconto una breve storia, così anche il nostro Alfredo capisce che cosa ci può suggerire una semplice escursione. Siamo saliti il mese di maggio e era il mese dove c'era la fioritura del maggio ciondolo. Io da buon ignorante non sapevo neanche cosa fosse e ho visto tutta questa fioritura gialla eccetera eccetera, e lì è nata una discussione con Rudy su che fiore c'era, che fiore non c'era eccetera, c'era anche mio fratello quella volta, e insomma tutti a dire sì, sarà un fiore, avrà il suo nome, ma poi il maggio ciondolo insomma ci ha fatto, diciamo così, anche raccontare quegli aneddoti che magari non contavano niente ma che erano belli. È stata una bella escursione, noi ve l'abbiamo mostrato nelle immagini, un po' di queste immagini che riempiono, anche perché la natura è veramente quasi oserei dire contagiosa. Allora, bando alle ciance, ritorniamo noi adesso dal rifugio Laghi Gemelli, andiamo al rifugio Olmo. Tra l'altro all'Olmo c'è anche quest'anno, la prossima stagione 2016, la gestione sarà quella di Elisa Balduzzi, che naturalmente saluto e mi complimento con lei, almeno così mi è parso di aver capito l'ultima volta che ci siamo visti, anche se di scappata, e dunque gli auguro naturalmente un buon lavoro. Rifugio Olmo, si può salire, Alfredo, dalla Presolana, si può salire dalle Baite del Muschel, ci sono due o tre itinerari tutti bellissimi. Lo conosci? No, non lo conosco. Benissimo, meno male che ti colgo un attimo in fragrante. A proposito, scusa, tornando al maggio ciondolo, cos'è? È un fiore, una pianta che praticamente quando fiorisce diventa tutta gialla, anche quasi una specie di mimosa, molto molto rigogliosa, bella, veramente una pianta da vedere. La Emi cosa ha detto? Che non è una mimosa? Ai fiori cadenti, tipo a grappoli sì, cadenti. Tipo a grappolo, sì. Ed è ciondolo. Ecco, ciondolo perché sono come prensili, ciondolano. E lì Rudy ci ha fatto una ricamata che non vi dico, insomma, su questo ciondolo, che non parlava di lui, parlava di qualcun altro. A proposito di Laghi Gemelli, così ci sono quasi tutte dighe su questi laghetti qui per l'intrattenimento dell'acqua. Certo, ci sono le dighe. Sono state fatte vedere che servono appunto per trattenere la riserva idrica per chiaro, perché poi per esempio lì ancora nelle vicinanze ci sono delle dighe piuttosto grandi, piccole, insomma. Poi c'è la centrale giù a Carona che riceve tutte queste acque, da dove poi partono tutte le linee elettriche, insomma davvero un gran lavoro. E dicevo, tornando a noi, per quanto riguarda il rifugio Olmo, siamo a 1850 metri circa, è davvero un bellissimo posto, in una conca un po' chiusa, e mi ricordo perché lì, proprio vicino al rifugio, la prima volta che ci sono stato, non tanto tempo fa, era tutto pieno di quei fiori che tutti vorrebbero raccogliere ma che non si può, no, sono le stelle alpine. Era tutto pieno, sì, di stelle alpine. Abbastanza recente, sì. 5-6 anni fa. Meno male che hanno vietato l'asporto di questi fiori e altre componenti della flora, perché se no piano piano, cos'è che vuoi che sia uno, una radice di uno, un fiorellino dell'altro, la gente che ci arriva è tanta, praticamente si esporta tutto e rimane niente. Una volta si conservavano, me lo ricordo, ne avevo una sola, ma tanti tanti anni fa, quando ero ragazzino, dentro un libro. C'era Io ho avuto questa esperienza, ma anche recente, metti 15-20 anni fa, prima ancora dell'avvento che fossero vietate, mi ricordo che è una stella alpina raccolta, non direttamente da me, da un altro alpinista, me la diede e io la conservai per lungo tempo dentro nel libro, come un segnalibro,
perché mantiene una bella forma, Esatto. inaltera, sì, anche il colore non è che Non sbiadisce di perde. tanto, diventa un colore avorio, bianco avorio. Certamente, bene, abbiamo raccontato anche questo piccolo aneddoto e poi su mi ricordo perché a parte che di fronte al rifugio c'è una bella Madonnina e la vedrete fra poco nelle immagini, anzi magari già ve la mostriamo, ma poi c'è il regno delle marmotte perché lì veramente ci sono le marmotte quasi che escono, ti escono quasi nei piedi, oserei dire. Sì, quelle Veramente, ti non stimolo a vederlo, insomma, perciò quando mostreremo questo filmato sicuramente il primo a essere attento è proprio il nostro lo Alfredo. guarderò volentieri Certo. perché sono episodi rari. Ecco, ha diciamo qualche somiglianza, anche se le vette non sono così imponenti, come il tuo quadro, quello delle Dolomiti che ci hai presentato prima. Sì, e poi forse il colore. Quelle delle Dolomiti piuttosto sul chiaro, o la maggior parte La con roccia. qualche sì, la roccia dolomitica è proprio tipica chiaro, e con qualche venatura in certi posti così di rosso dovuto alla ferrite contenuta nelle rocce. Famose sono la Croda Rossa che ha Esatto, proprio queste venature. certo. Le nostre montagne sono un po' più grigie, un grigio più scuro. Diverso, però la forma certe volte a forma di punta di vetta così, ce ne abbiamo anche Assume, noi che si è vero. assolve. Allora, una curiosità ritornando al quadro e mi viene data da questo contrasto bellissimo, cielo azzurro con queste nuvole che soprattutto proprio sulle cime alte si formano e poi se ne vanno in maniera velocissima. Sì, sono le correnti d'aria, no, che salgono dalle vallate che stanno sotto, vengono spinte verso l'alto. Poi dopo lì, quando che incontrano la confluenza di due correnti, tendono a stazionare un pochino, però appena che prendono la fuga, vedi proprio che a occhio così a guardarle, vedi che si spostano velocemente. Decisamente. Praticamente le nubi, e difatti Rudy ne era maestro, quando che riprendeva le nubi, non solo quelle dell'Islanda, ma in tutti i posti dove è stato. Come mai riprende le nubi così? Se te ti soffermi su ogni singola immagine, cambia proprio la Eh sì. conformazione velocemente. Più correnti d'aria ci sono, più le nuvole cambiano la loro forma. Indubbiamente, indubbiamente. Intanto c'è Lola che vuole essere ripresa anche lei, Vuole giustamente partecipare. vuole partecipare. Ecco, qui nel questo tuo dipinto vediamo che ci sono poche piante. È chiaro che man mano si sale di altezza, di altitudine, le piante diventano sempre più rare. E a questo punto oserei dire in queste situazioni, dopo i 1600-1700 metri, i funghi non ce ne sono tanti, no? Sì, qui più o meno saremo a quota 1700-1800 dove siamo noi seduti. Qui non ci sono tante piante, un po' per l'altitudine vuoi e un po' anche perché serve per hanno proprio lavorato il terreno, ha asportato mari, sassi, le parti ingombranti che davano fastidio per farle diventare un pascolo Certo. per gli armenti. E per quello che è anche un po' così pulito. Certo. Normalmente in Alto Adige le montagne sono un po' più pulite di quelle bergamasche, cioè pulite proprio anche il bosco, la zona boschiva, Per sfruttare un po' tutto e un quello. po' perché loro hanno vissuto più a lungo di noi l'agricoltura, ne godono ancora tuttora, e poi probabilmente sono anche più attenti al fatto ambiente, vuoi perché c'è tanto turismo, e Certo. allora gioco forza di tenere i sentieri puliti, a parte che anche noi qui in Bergamasca, quando che ci vado, vedo che non dobbiamo No, adesso lamentarci. Ecco, c'è stato un periodo abbiamo magari migliorato. che avevano trascurato, c'è stato un lasso di tempo un po' così, però adesso si cammina bene, le indicazioni, le vie così sono tracciate. Invece in Alto Adige sono sempre state curate così da epoca remota, Certo. è proprio una. Proposito, scusami, no, dimmi. Prego, una cultura che hanno Sì, loro, eh. questo è vero. A proposito, dicevo di questo, del curare, eccetera, spesso e sovente, anche se qui non è indicato, però si potrebbe pensare a questa casupola, a questa baita, e già a queste altitudini, soprattutto nelle Dolomiti, si può trovare dei posti dove si può davvero mangiare bene, anche semplicemente diciamo un assaggio di quelli che sono i prodotti tipici, eccetera. Mentre io ho parlato prima
di quello che si mangia alla I Gemelli, di quello che si può mangiare al Rifugio Olmo, dove anche Elena se la cava davvero in maniera, Elisa, chiedo scusa, in maniera egregia. Devo dire che qui magari non ci sarà di tutto in Alto Adige, ma per esempio pane e speck quasi quasi lo si può trovare quasi in tutti i posti. Sì, però in questa casupolo che si vede qui è proprio una baita dove ripongono, diciamo, Baita dei contadini, via. beh, dai contadini dove magari riparano gli attrezzi, il fieno, eccetera. Qui non c'è nessun servizio Non c'è per nessun i turisti. ristoro, No, no, insomma. no. In questa zona qui no, però ci sono le zone ovunque che sono dotate di questi posti che hai detto te, che Certamente. sembrano una stalla da lontano, magari Esatto. sembra una stalla, chissà, e invece poi dopo ti Entri e serve, fai una sì, quelle cose lì scorpacciata. che hai detto te, ma i formaggi del posto, lo speck che lassù è il loro primo, diciamo, Sì, salume, esatto. preparato, no, no, Esatto. trovi. Insomma, ci sono dei posti dove ci si può rifocillare, come si dice, a tutte le ore della giornata. A questo punto, abbiamo ancora il filmato relativo alla zona del Rifugio Olmo e dintorni da mandarvi e poi rientreremo per la parte conclusiva, la parte finale anche di questa sesta puntata di Natura. E aggiungerei, anche se magari dovremmo fare un po' di diversità nel nostro titolo, ma cambia poco, natura, arte e fantasia, che poi arte e fantasia, si sposa l'arte con la fantasia. Deve Deve per forza, deve sposare. sposarsi, sì, secondo me sì, mio punto di vista, sì, si sposa, Alla perfezione, basta secondo me. vedere i grandi artisti del passato, non possiamo dire che non c'era fantasia. Indubbiamente, pertanto titolo azzeccato quasi, dai, se aggiungevamo arte ci stava ancora meglio, ma noi facciamo così, abbreviamo anche perché vogliamo ricordare in particolare Rudy con le sue immagini che adesso andiamo a vedere.
ancora dettagli di questo splendido posto che ci ha ospitato anche per questo sesto appuntamento qui dal nostro artista Alfredo Rossi. Grazie al nostro Rudy, ancora una volta mi stancherò mai di dirlo, alle sue immagini, alle sue bellezze riprese con l'occhio vigile della sua telecamera. Rudy che sarà sicuramente soddisfatto semplicemente per il fatto che stiamo mostrando ancora quanto ha saputo davvero donarci. Alfredo, siamo quasi in conclusione, dobbiamo dire un po', perché era un pochettino riluttante Alfredo quando ha detto, quando gli ho proposto dai facciamo una trasmissione così, mi ha detto ma come facciamo a occupare l'inizio, poi ci fermiamo a metà, poi la fine, e invece quasi quasi ci troviamo a dire ma come, è già passato, sono già passati 10 minuti. Sono stato molto onorato per dire l'idea, la tua idea, ricordando Rudy, che mi è piaciuta, mi fa onore partecipare. Non ero così predisposto invece nell'intrattenimento, nel senso a chiacchierare, insomma, così come faccio io a tenere duro, invece il tempo vola, cioè non riesci quasi neanche a elencare tutte le cose che sono i tuoi ricordi, che il tempo è già andato. È vero, vuol dire che la montagna ispira anche, oltre naturalmente a quella, all'arte, a quella fantasia che dicevamo prima è insita soprattutto per a te, in particolare per la tua passione, ispira però anche tanti altri ricordi, tante altre passioni, perché la montagna, soprattutto per noi che bene o male ci viviamo costantemente, non è che siamo cittadini, non abitiamo né a Milano né a Roma, voglio dire la viviamo quasi quotidianamente, per noi è una cosa abbastanza normale, al di là delle passioni che uno può avere per la montagna. Parlando delle nostre montagne, queste qui della Val Seriana, perché noi stiamo parlando più della Val Seriana che della Val Brembana, non per questioni particolari, perché i luoghi che abbiamo citato nei servizi, così si possono salire da entrambi le valli, sia nella Val Seriana che nella Val Brembana, però noi tendenzialmente siamo un po' campanellisti, normale, no? Senza volerlo. Diciamo che la montagna ispira non solamente la descrizione della morfologia del luogo, ma c'è la marmotta, ma c'è il passo, questo piuttosto che quest'altro, parlo in generale. Le montagne, quando che hai tempo, perché non sempre hai tempo, però noi al nostro livello, che siamo passeggiamo a livello turistico, non dobbiamo fare raggiungere le mete, ma ho scalato, certo. Lungi da me lo scalare, ma sono arrivato al rifugio in un'ora piuttosto che in 3 ore. Allora cosa succede? Che ti soffermi, stai vicino a quelli che conducono i rifugi, o gli uomini o le donne, esci, raccontano le storie, ogni montagna ha le sue storie. Il rifugio, questo qui prima era una miniera nel 1800 qualcosa, l'altro cos'era? Ma questo qui era una cava, ma questo qui è arrivato su il pioniere tal dei tali, cioè ognuno, su nelle Dolomiti per esempio parlano tanto, ma qui ci fu nella prima guerra mondiale i grandi scontri fra l'impero austro-ungarico con l'Italia nascente, dei Savoia eccetera, e lassù non solo la cima 1 aveva la sua importanza, la Croda Rossa aveva l'altra importanza, Montepiana perché lì c'erano le batterie, l'Adamello, adesso spostandoci un po' qui sulle Dolomiti di Brenta, perché c'erano i cannoni. La montagna, oltre alle sue bellezze naturali così, c'ha la sua storia, cioè per esempio Similaun, una decina d'anni fa giù di lì, ci ha mica dato un uomo, un uomo che risale a circa 4.000, cioè la montagna non finisce mai di stupire. È stato trovato ibernato sotto forma di mummia, certo. Che c'ha un nomignolo, ma adesso non mi viene sulla punta della lingua, ce l'ho qui, ma non l'uomo della preistoria, chiamiamolo così, e insomma ci sono tutte queste storie che poi soprattutto a chi come noi abbiamo una certa età, insomma è quasi quasi anche piacevole sentirle magari raccontate da chi l'ha vissuta direttamente. Certo, sono storie che certe volte sono anche rasentano un po' anche la leggenda, certe storie, cioè dove è vero
e dove non è vero che magari anche lì ci mettono nel racconto, parlo in generale, non riferendomi a nessuno in particolare, un po' di fantasia anche lì è, no? Certo, fa Che parte ci del siamo gioco. arrivati, c'era questo, c'era quell'altro, chissà, la verità, sarà la maggior parte del racconto, dopo qualche cosa di fantasia così, ce lo mettono pure quelli che narrano le loro storie della Indubbiamente, montagna. indubbiamente anche a cercare di creare quello che fa il L'atmosfera, contorno, l'atmosfera, esatto. l'interesse di un racconto, no? È normale che sia abbastanza così. L'importante poi è raggiungere lo scopo e soprattutto farla conoscere. La montagna che ultimamente la stanno scoprendo, però lo dobbiamo dire un po' tutti, soprattutto i cittadini. Non a caso c'è stato il boom delle costruzioni un po' di tempo fa nelle nostre zone. Parliamo sempre delle nostre zone, ma se andiamo più in là, proprio nel tuo Alto Adige che tu hai frequentato e frequenti ancora da tanti anni, c'è stato questo grande boom anche diciamo turistico che ha reso il Trentino, l'Alto Adige, eccetera, l'ha reso famosi agli occhi del mondo. Sì, la differenza secondo me fra la nostra Lombardia, così Bergamo, e l'Alto Adige, che qui probabilmente la legiferazione ha consentito di costruire qualche cosa di più anche nei posti più ameni. In Alto Adige, secondo me, questo è il mio parere, è stata una legiferazione più severa, un po' più controllata, cioè c'è stata l'espansione del turismo, però facendo leva sul diciamo la ristorazione, gli alberghi hanno intensificato un pochino quello lì, più che le villette a schiera, le villette di fine settimana. Non ho notato io questa, Grandi costruzioni no, come qui da noi. poche queste isole qui, diciamo di fine settimana, così più che altro il turismo vero e proprio, Albergo, posti letto. con tutte le sue infrastrutture, no? Con le Certo. piscine, magari anche in montagna si può andare a far piscina, così alcuni campi da tennis dentro al coperto. Mi ricordo su Adobiaco che andavo a giocare con gli amici, anche col Marco, ci sono stato all'Union, Hotel Union di Adobiaco, 3-4 campi dentro proprio nel grande albergo al coperto. Cioè questo sì l'hanno fatto loro, perché magari 50 anni, 70 anni fa non c'era questo turismo. Però la costruzione Del privato non ha preso così piede. secondo me, perché c'è proprio un interesse giusto a salvaguardare. Allora, hanno costruito l'albergo con 300 stanze e uno che Utilizza vuole andare una quello, ecco. settimana va lì, punto a capo. Utilizzi quello. Insomma, invece noi abbiamo costruito, lasciato costruire le case, le seconde case, eccetera, eccetera, sono nate un pochettino, un po' dappertutto e hanno deturpato, se così vogliamo, Cioè, insomma. se fossi un verde, sarei contrario a quello che hanno fatto, ma però sono un rossi, devo rimanere neutro. Va bene, dai. Quello che mancano a noi qui nella nostra zona sono le infrastrutture, quelle che insomma sono i servizi, perché di grandi, grandi alberghi non ce ne sono poi molti. Del resto dovremmo davvero farne tesoro di tutto questo e riuscire a farlo un po' anche nostro, perché ripeto, a Presolano non saranno le Dolomiti, però qualcosa di bello abbiamo anche noi. Sì, la sua attrazione ce l'ha, tutte le nostre montagne sono tutte belle e si possono raggiungere anche con le vie Esatto. abbastanza senza Sì, problemi. senza fare delle grandi camminate. Benissimo. Abbiamo concluso anche questo sesto appuntamento dedicato ancora ai rifugi della nostra zona e adesso per il settimo appuntamento vedremo insomma di trovarci prima e di magari mostrare ancora, che so io, magari qualche viaggetto che il nostro Rudy ha fatto intorno al mondo. Ci sono talmente tanti bei posti da raccontare attraverso le sue immagini e sicuramente lo faremo nelle prossime puntate. Tanto non mi resta che ringraziare Alfredo per la bontà anche esplicativa anche di questa settima puntata, ringraziarlo. Buon lavoro per i prossimi giorni per quanto riguarda il tuo dipinto che è in fase di esecuzione. È tempo per finirlo? Ma non credo che andrà tanto per le lunghe, però dirti una data no. Vabbè, non dirmela che così ci fa una bella sorpresa. Intanto io ti ringrazio per avermi dato ancora l'opportunità Anzi, di anzi. farti compagnia, ecco. Benissimo, anzi è stato davvero un piacere anche guardare, ammirare e soprattutto, diciamo così, appassionarsi a quelle che sono le sue opere, quelli che sono i suoi dipinti che la nostra Irimi sta cogliendo anche in questo momento. Non mi resta altro che ringraziare tutti voi che avete avuto
avuto la bontà di seguirci, chi sta dietro la telecamera, naturalmente rimandandovi, rinviandovi alla prossima puntata di Natura, arte tra virgolette, tra parentesi, fantasia, ricordando il nostro Rudy. Grazie a tutti, buona settimana. Grazie a te Renzo, buona serata e buona visione per la trasmissione.